Oggi 19 ottobre, l'appuntamento per la quarta edizione della Notte della Legalità. Abbiamo qui con noi il delegato alla legalità, Arcangela Galluzzo. Perché è importante il dialogo su questo argomento? Il messaggio della Notte Bianca della Legalità è che parlare di legalità si può fare con gioia, con divertimento, stando insieme, privilegiando i rapporti umani, privilegiando i rapporti di amicizia, e quindi è questo il senso di una Notte Bianca della Legalità tutti insieme. E di questi temi se ne deve sempre parlare, perché avere un atteggiamento di basso profilo è comunque un atteggiamento complice all'illegalità. Che cosa dobbiamo aspettarci dalla serata di stasera? Che ospiti avremo il piacere di incontrare? Avremo tantissimi artisti, da Blas Rocarei, Pino Calabrese, Adriana Russo, Edoardo Morello, Andrea Nebbiai, tante scuole, tantissime sorprese che sono, come si dice, fuori programma, perché tanti amici vorranno venire a testimoniare la loro vicinanza e la loro partecipazione a questo evento, e molti giornalisti, magistrati e Radio Radicale, che avrà un premio a Massimo Bordin, Massimiliano Coccia e Lorena D'Urso per aver raccontato dalle frequenze di Radio Radicale la mafia, la giustizia e le sue narrazioni, ed è un messaggio molto importante per i ragazzi. Una Notte della Legalità che ha riscosso tanto successo e che è stata notata anche fuori da Fiumicino, è stata premiata, soprattutto una Notte della Legalità che ha come protagonisti i ragazzi delle scuole. Che significato ha questa loro partecipazione? Che significato ha, che importanza ha questa Notte della Legalità? I ragazzi per me sono qualcosa di imprescindibile, perché è per loro che dobbiamo lavorare, è a loro che dobbiamo dare il nostro esempio di correttezza, e a loro dobbiamo dare una società in cui la cosa più pericolosa non sia fare il proprio dovere. E quindi per me lavorare con gli studenti delle scuole è non soltanto edificante ma anche doveroso. E l'importanza della Notte Bianca è proprio fargli comprendere che il tema della legalità è qualcosa di gioioso, che si può vivere con divertimento e con la voglia di stare insieme, e non, come dice qualche detrattore, un tema noioso. L'importanza che per lei ha la sua partecipazione all'interno di questa Notte per la Legalità? Prima di tutto sono amica di Arcangela Galluzzo, è una donna che stimo, e sono venuta qui perché penso che, insomma, un artista deve sempre partecipare a queste cose, che sono cose molto importanti. È una Notte Bianca per la Legalità che sta riscuotendo tanto successo, c'è la partecipazione di ragazzi, di musicisti, il tema trattato è molto delicato, lei si sente vicina a questo tema? Certo che mi sento vicina, infatti dedicherò una poesia a Giovanni Falcone. Questa poesia a Giovanni Falcone da cosa nasce? È una sorpresa. C'è qualcos'altro che ci vuole anticipare o è tutto top secret? No, top secret, a dopo. Penso che questo sia in assoluto uno degli eventi più belli e più importanti che si fanno su questo territorio, perché è un tema che contribuisce ad accrescere nei giovani, e non solo nei giovani, una cultura che ci porta verso una società migliore. Quindi eventi di questo tipo, fatti di grandi esempi e di cultura, devono essere promossi, e sono ciò di cui il territorio ha bisogno. Gli uomini guardano il cielo e si stupiscono. Guardano la terra e si muovono a pietà, ma stranamente non si accorgono di loro stessi,
Peppino impastato. Io credo che in ogni luogo, in ogni posto, in ogni città, in ogni paese si possa parlare di legalità e fare un presidio di legalità è una cosa fondamentale per la comunità a cui quel posto appartiene, perché deve essere un lavoro capillare e sono felice di vedere tante scuole, tanti ragazzi qui, perché dove c'è cultura c'è legalità. È un'equazione indissolubile proprio, non si può pensare, perché l'illegalità, la camorra, l'andrangheta, la mafia, la Sacra Corona Unita e tutte queste organizzazioni prosperano dove c'è ignoranza e dove c'è povertà e sostituiscono spesso uno Stato che è assente e danno un'idea di uno Stato malato ma che in qualche modo funziona secondo loro. Quindi la cultura è credo l'unico modo, e questi ragazzi, questi giovanissimi, giovani e giovanissimi, sono la testimonianza che un lavoro c'è da fare, si può fare e molto spesso si fa bene. Per quanto mi riguarda io sono onorato e felice di essere qui, perché anche se io sono un attore, un premio alla legalità è un premio importante, molto importante, perché noi che facciamo un lavoro pubblico, diciamo, siamo considerati, ci consideriamo noi stessi un esempio, perché siamo guardati, siamo visti, siamo ascoltati forse più di altra gente che fa altri lavori diversi dal nostro. Quindi io mi sento investito sicuramente di una responsabilità che accetto volentieri, perché la legalità per me è un compito al quale si assolve tutti i giorni, nei piccoli gesti. Non dobbiamo pensare che solamente a grandi livelli, i papaveri rossi, i quadri dei partiti, i dirigenti nazionali, no. La cosa parte dal basso, ogni cittadino deve essere conscio e orgoglioso di poter partecipare al raggiungimento della legalità.